Mente d'uomo, il silenzio delle stelle, attraverso Maria Teresa G. a cura di V.B. Sante. Magia quea vera, scienza occulta è. Razionalità sbeffeggiante de scienziati d'altra natura, dir vuole avere ignoranza de capacità de mente d'uomo, e però credito dar a ciondoli, zampe di lepre, corni, e a mennicoli di simile razza, ignoranza di più grande è. Dirsi può che pratiche magiche nate son co'omo, che rituali ha compiuto per istinto di conservarsi, lotta ingaggiando co tutto ciò che periglio pareagli. Mente sua, mano a man sviluppando, rituali magici sempre di più complicati si son fatti, e meraviglia non vi procuri sapere che, in continenti lontanissimi, pratiche stregonesche ancora oggi si fan nei stessa guisa. Opra di stregone sinistramente affascina, con gestualità sua misteriosa e parole oscure, e odori e fumi d'intrugli nel fuoco aspersi. E se uomo ha dottorato, sovente affascina, figuratevi influenza che esercitar può su sempliciotto. Operatore di magia in vero potere ha su terrene vicende, sin a miseria provocar o morte? Di spirti maligni e s'avvale? Non tutti veri operatori son, e codesti che falsamente si proclaman, mezzo trovato han d'arricchire su credulità dei farlocchi, e però ahimè, veri operatori vi son, e poteri occulti certamente possiedono, consistenti in gran forza di mente, che fatti malvagi provocare può, tal quali conseguenze di macumba, assai perigliose, suggestive ed efficaci, a cagion d'aggregazione contemporanea di molte forze mentali dirette verso il stesso bersaglio. Per stesso scopo. Animismo codesto è, non spiritismo, che spirti non necessariamente a sostegno intervengon, e allorché accade, ombre son, a dar man forte, loro odio apportando abbondantemente.